Eccoci di nuovo qui allo Yeti, non so se siamo in linea, ma siamo online. Bene, allora tutti quanti hanno sentito me citare i giochi della UEFA, e così si è scoperto che gioco alla PlayStation. Ciao Sara. E ciao Eddie, eccoci di nuovo qui con le pigne in testa e sempre dallo Yeti. Assolutamente, assolutamente. Oggi parliamo di un tema che è molto, molto appassionante. Molto appassionante. Di che parliamo, Sara? Innanzitutto lo facciamo con una nuova formazione, tu perdi proprio le cose più interessanti. No, scusami, No, è qui che sono siamo. troppo contento, sono Sì. troppo contento. No, finalmente non. Dici, da cosa deriva questa tua allegria? Deriva dal fatto che finalmente Massimo si è messo a lavorare. Infatti, non lo vedo più Spavaldo che sta dietro così, che mi Però guardava con. continua a fare le facce brutte, lo vedi? Sì, lo vedo un po' più teso del solito perché la regia è passata a Massimo. Oh, Per ecco, quindi se vedrete cortesia. qualcosa che non va, voci Per fuori quanto. cortesia. Sì, io ho proprio quella cosa di. Sono come Ponzio Pilato, me ne lavo le mani, me ne lavo le mani come venga la trasmissione. Ma non siamo soli, vero Sara? Buongiorno No, non siamo soli e qui abbiamo Daniele. Buongiorno, Daniele. a voi, grazie. Ciao. Magari buonasera. Buonasera, sì, è un po' sì. C'è ancora molta luce in quel del Pigneto, non so nel vostro fuso orario, però. Sì, anche perché siamo in diretta dal Pigneto, l'abbiamo detto, ma ribadiamolo, siamo in diretta dallo Yeti. Via. Via Perugia, angolo via Pesaro. Angolo Siamo via qua, ci Pesaro. potete venire a trovare in qualsiasi momento, potete anche intervenire nella nostra discussione, che questa sera l'avete già detto, no? Di che parleremo più o meno. Diciamo che l'abbiamo accennato. Vuoi dircelo tu? No, voglio ancora lasciare gli ascoltatori nel limbo. Bene, 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 bene. Allora, sto E al girando il mio. microfono vi annunciamo che c'è Eddie, quindi se vi arriverà qualche voce un po' più lontana, sappiate di chi è la responsabilità. Assolutamente, assolutamente. Allora, nell'attesa dell'ospite di questa sera, lanciamo una canzone, Mellow Dreams, dei Mindful. It all started as a need for catharsis. Since I never saw reason for speaking speeches of sparseness, was only cool with select few people and targets. Cause I felt the average person was evil and heartless. Attitude was reticent, but raps I brewed were eloquent. I snapped into my element, so what I had to do was evident. My aptitude was prevalent, which begun my ascension to a class of my own, like the only one in detention. But I'm running from questions like, what do I expect? From rapping, maybe a benign butterfly effect, but these thoughts of lofty missions don't come often. See, I'm trying to draft new plots and spitting like a young Rakim. Never done rocking. Matter of fact, I haven't started yet. Still building my foundation with the mind of an architect. I know it's hard to get, but I chase my dreams of bold intentions while these fake thugs can't see my bars because they have no conviction. The future got me stressing, I'll be someone seldom seen. But then it hit me in a mellow dream. A mellow dream that likes a marathon, so pain happens to be a welcome theme. So be easy, like a mellow dream. A mellow dream. The future got me stressing, I'll be someone seldom seen. But then it hit me in a mellow dream. A mellow dream that likes a marathon, so pain happens to be a welcome theme, so be easy, like a mellow dream, a mellow dream. It's been a little bit too long, dealing with a setback, feeling like my head's trapped, writing in the middle of the page, all the less naps, all I wanna do is write brand new songs. I don't wanna wonder what it's like to live free, so I'm keeping my mind on that. A bland job isn't gonna give me relief from the weight on my back, so my spine don't snap. Playing with the cards that I'm dealt. Saying on the bars that I felt frustrated with the lack of place. Trying to pass bad days, thinking how's my art gonna sell. But it's all good, I'm rapping for the love. A regular guy, not a trapper or a thug. I relate to the people and say that we're equal. My pain isn't lethal, I'm happy as a mug. When it comes to doing music, or I'm talking to my wife, I'm learning how to use it to start stomping out my strife. Using facets of the classics to add backgrounds to my raps. I'm finding wealth and living true, even though pockets feeling light. No desire to be wealthy, it's not a drastic thing. But there's fire in my belly and I'm spitting gasoline. See my plan is sound, command the crowd with honesty and truth while standing out, so slam the clout. This product for the youth. So if the future got you stressing, you'll be someone seldom seen. It's gonna hit you in a mellow dream. A mellow dream that life's a marathon, so pain happens to be a welcome theme. So be easy, like a mellow dream. A mellow dream. The future got you stressing, you'll be someone seldom seen. It's gonna hit you in a mellow dream. A mellow dream that life's a marathon, so pain happens to be a welcome theme. So be easy, like a mellow dream. A mellow dream. A mellow dream. Dream.
Yeah. Keep calm and dream on, you know. Ed eccoci di nuovo qui con un tema. Oggi trattiamo un tema che mi è particolarmente caro, quindi mi sentirete fare la voce a cuoricino tutto il tempo. Sarò piena di vezzeggiativi e nomignoli vari, perché oggi intervistiamo una persona che, insomma, fa un lavoro per me importantissimo, Eddie. Sì, Sara sta parlando già da 20 minuti ininterrottamente di animali, di psicologia animale, di qua e di animali di qua e di natalità. A un certo punto mi stava facendo... Vabbè, poi lo dici tu. Non anticipiamo, mentre possiamo cominciare insieme a Daniele ad anticipare chi è l'ospite di questa sera. Sì, l'ospite, visto che siamo appunto qua al Pigneto e l'argomento di cui vogliamo parlarvi riguarda il rapporto tra uomini e animali, è la veterinaria di uno degli studi qui del Pigneto. È la dottoressa veterinaria Luciana Storri, che è appena staccato dal suo studio e si sta avvicinando alla postazione per essere da noi intervistata e rispondere alle mille curiosità che soprattutto Sara vorrà levarsi. E io qui mi immagino lei che ha appena fatto partorire il cagnolino più tenero del mondo e sono usciti fuori tutti dei teneri cucciolotti, ma chissà se poi il lavoro chissà, della veterinaria chissà. È così. Non lo so. Vedere Sara così dolce un po' mi inquieta, cioè dovevamo fare una puntata sugli animali per vederla così dolce, vero? Ma neanche con i miei alunni sono così dolce, no, non è vero. Salutiamo gli alunni di Sara che oggi si sono cimentati con la prova di italiano, la prima prova dell'esame di terza media, quindi saluto i miei cuccioli. Come sono andati i cuccioli? Benissimo, devo dire tante soddisfazioni e bellissimi temi. Tra l'altro, una delle tracce scelte è una traccia d'attualità che riguarda l'immigrazione. E devo dire che sono usciti fuori bellissimi pensieri, molto profondi, molto più profondi di quello che sta dimostrando la media dell'uomo italiano in questi giorni. E mi riferisco ovviamente alla vicenda dell'Aquarius, della nave che sta al largo delle coste libiche e che l'Italia non ha voluto e che sabato o domenica arriverà a Valencia, dove il neo premier spagnolo invece li ha accolti. Ho voluto dare questa nota di attualità, perdonami Eddie. Hai fatto bene e anticipiamo il fatto che martedì prossimo intervisteremo Alberto Barbieri, medico e psicoterapeuta, presidente di Medici per i Diritti Umani. Coordinatore. Ogni volta faccio questo errore. Coordinatore, ci ha tenuto l'altra volta a precisarlo, perché poi la presidentessa è un'altra persona e vabbè, insomma. L'abbiamo ricordato. Vabbè, ma oggi si parla di cani, gatti e vari animaletti, cani, quindi... Cani, soprattutto cani. Ecco, io vorrei evitare, e lo dico soprattutto rivolgendomi al mio pubblico, una puntata canocentrica, si può dire canocentrica o... Ma come mai Daniele c'ha sta fissa per i cani? Cioè, anche i gatti hanno... Non lo so, è che il mondo, diciamolo, si divide a metà. Anzi, lancio un sondaggio. Cane e gatto, quale preferite? Rispondeteci sul nostro Facebook, Radio 32. Io voto gatto. Perché non ti rompe le scatole? Quindi lo so. È arrivata l'intervistata, però prima un po' di musica e poi iniziamo. Perfetto. Allora. I keep thinking. I keep thinking.
eccoci qui, è finalmente la nostra ospite. Ciao Luciana. Ciao, ciao, buonasera a tutti. E allora, è un piacere averti qui. Prima ho detto appunto al mondo intero la mia, ho annunciato il mio amore sviscerato per i gatti. Ho detto io adoro i gatti, ho lanciato anche un sondaggio: gatto, cane, chi preferite? Scommetto che questa è una domanda che tu odi, perché gatto, cane, è come dire, no, quale figlio vuoi più bene? No, no, in realtà ci sono persone che sono molto più predisposte nei confronti del cane, persone sono predisposte nei confronti dei gatti, persone che invece hanno conigli, hanno, adesso ci sono tantissimi animali nelle case, diciamo, delle persone, quindi sì, c'è chi preferisce il cane per molti motivi, chi preferisce il gatto per altri, non solo per com'è l'animale, ma anche per la gestione dell'animale, che è la cosa più quindi non importante. Mi devo sentire in colpa, no, se no. Preferisco un animale rispetto a un altro, non sono una madre sciagurata. No, assolutamente no. Ma come ti è venuta questa passione per gli animali? Come ti è venuto in mente di fare la veterinaria? Da piccola. Da quando ero piccola, sì. Mio padre è appassionato di animali, mi ha sempre portato a vedere qualsiasi tipo di animale, mostre, anche addirittura gli allevamenti. E quindi, avendo poi gatti a casa, la zia di mio padre stava in campagna, quindi aveva tantissimi animali, e quindi io voglio fare la veterinaria da grande, voglio fare la veterinaria, e alla fine ho fatto e la veterinaria. Amore ti è rimasto, diciamo, nel tempo, però, si è modificato? No, assolutamente, però ecco, in tutte le professioni è molto diverso avere la passione, e poi è molto diverso invece dover lavorare e mantenersi, ecco, questo perde un pochino a volte la bellezza, il suo fascino, un pochino sì. Questo anche perché è molto duro, perché durante l'università gli studi sono veramente molto interessanti, molto duri, però assolutamente fattibili, ecco, non è una facoltà difficilissima, molto molto lunga, quello sì. Poi però ti rendi conto che con la professione non hai a che fare veramente con gli animali, hai più a che fare con le persone, quindi quello lo impari col tempo, perché è un lavoro al pubblico. Oh, cioè e la quindi cosa tu già praticamente hai annunciato la domanda che ti volevo fare, perché hai parlato di proprietari, quindi mi tocca fartela subito questa domanda, certo. Prima di mandare un po' di musica. Ma come sono questi proprietari? Come siamo noi, visti da un veterinario? Allora, il mio suocero era veterinario, quindi era veterinario 50-60 anni fa, è cambiata completamente la professione, perché lui aveva iniziato come veterinario d'allevamento, quindi per grossi animali, animali da insomma non da compagnia, e lui ha visto proprio il cambiamento sia nella professione, che hanno iniziato ad esserci sicuramente, lui mi diceva mamma mia quante donne che iniziavo a vedere durante insomma la mia professione, cosa che all'inizio non era così, meno male. Poi i proprietari sicuramente di cani e gatti adesso sono molto 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 più attenti, molto anche più informati, non sempre bene, sono molto, cioè, ci tengono veramente a volte anche in un modo un po' eccessivo, non proprio eccessivo, però dottoressa ha starnutito, il mio gatto ha starnutito, che cosa, sta morendo? A volte nelle persone un pochino più ansiose sì, però sono proprietari veramente tanto 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 attenti, e sicuramente in questo è cambiato tantissimo anche rispetto a com'era mia nonna, com'era mia zia nei confronti del cane e del gatto, che alla fine sì, gli davi da mangiare, lo tenevi fuori, gli volevi bene, però adesso invece tutto ciò che circonda il pet, dai negozi che vendono prodotti per animali, ai negozi che vendono anche gadget, solamente pensare a tutti i gadget, a tutto quello che c'è intorno, significa che c'è un'attenzione completamente diversa, è proprio un membro della famiglia al pari di un figlio, proprio un membro della famiglia adesso. Infatti io ricordo mia madre che il nostro cane lo chiamava Bello di Mamma, e su questa piccola chicca familiare io direi lanciamo una canzone, caro Massimo, new entry alla regia, e e mentre tu sbuffi io e Luciana ci facciamo una chiacchierata offline sul mio gattino. Looking at me, what do you want so silently? Take my hand and walk with me outside that door, come out and see.
take my hand and walk with me. The sky is waiting, let's go and see. Proprietari ed animali, eravamo rimasti lì con Luciana, la nostra ospite, che ha uno studio veterinario qui al Pigneto. E che ci stavi dicendo di questi proprietari? Allora, a parte il fatto, ripeto, rispetto a tanti anni fa, ovviamente racconti di veterinari molto più anziani di me, ripeto, hanno un'attenzione vera, cioè alcune persone sono molto molto attente e hanno veramente un amore nei confronti dei loro pet, diciamo, incredibile. Il problema è che secondo me, soprattutto quando si va ad acquistare o a prendere un cucciolo al canile, un pochino quello che ho notato che manca, soprattutto per chi acquista i cani, a volte, non per tutti ovviamente, però manca nella maggior parte dei casi, noto un po' di informazione, cioè nel senso, arrivano ad avere questo cuccioletto e non avere il cosiddetto manuale di istruzione, cioè arrivano e non hanno idea del comportamento del cane o del comportamento del gatto, di quello che deve, come ti devi comportare, come ti devi relazionare, soprattutto come lo devi educare, perché purtroppo non è come una persona, non è come un bambino, ha dei modi, sia il cane che il gatto hanno dei modi di relazionarsi con l'uomo, e il comportamento futuro, il carattere futuro di un, soprattutto del cane in questo caso, può essere molto diverso in base alle educazioni
preoccupazione. E mi stai dicendo una cosa interessantissima, quindi diciamo, se dovessimo dare ai nostri ascoltatori un prontuario, prendete un cucciolo, le cose da non fare o le cose da fare, cosa consiglieresti da veterinaria? Allora io consiglierei sicuramente di comprarsi un piccolo libro, un manuale sul comportamento del cane, proprio per soprattutto io parlo soprattutto del cane perché è un animale che poi esce di casa, si relaziona con gli estranei, si può relazionare al parco con altri cani, con bambini, e ci sono delle situazioni in cui se il cane non è un animale equilibrato si possono creare, diventa dei pericoloso piccoli, anche, sì, anche no? Dei piccoli problemi, non per forza diventa un animale aggressivo, però può creare dei piccoli problemi, magari non è ben educato per quanto riguarda i bisogni, oppure non riesce bene a integrarsi nella famiglia, può anche avere delle, può diventare anche aggressivo con alcuni membri della famiglia, non diventare per forza un animale pericoloso. In questo caso la cosa fondamentale, cioè il cane non è che nasce tra virgolette mordace, cioè è un comportamento completamente sbagliato. Il cane è un animale sociale, è abituato a stare in branco, e dovresti sapere che il capobranco è il proprietario. A volte, se non viene ben educato fin dai primi mesi, si inizia subito a instaurare questo rapporto, il proprietario, il cane diventa il capobranco, e quindi si ha tutto un disequilibrio nell'educazione. Eddie, tu che sei psicologo, hai qualcosa da domandarle? Perché voglio dire, mi sembra un discorso interessantissimo. Allora, sì, avevo due domande. Allora, una domanda è, vedo a partire dai miei genitori un sacco di persone sottomettersi al proprio cane, cioè nel senso, io quando torno a casa, proprio questa cosa dell'essere capobranco, non riesco proprio a farla passare ai miei genitori, nel senso che i miei genitori si sentono in colpa, se non subito non si adeguano alle richieste del nostro cane, automaticamente, e quindi vedo che ormai il nostro cane neanche li rispetta più tanto, no? E su questo, cioè, che riscontro hai tu, e se effettivamente appunto ci sono alcune regole, se ci puoi dire alcune cose sul come diventare capobranco in casa, così poi la faccio ascoltare a mia mamma. Allora, innanzitutto ci sono, cioè, il libro su, cioè, i manuali sul comportamento del cane, cioè proprio quelli che vai a studiare all'università, sono dei libri, cioè, enormi, cioè non è che un proprietario si può mettere a studiare queste cose, e anche noi come corso di laurea non è che abbiamo studiato tutto, però secondo me leggersi già qualcosa che vendono anche in libreria già è una cosa ottima, perché ti insegna proprio come il cane, diciamo, funziona. Nel senso, allora, quando arriva il cucciolo a casa, sicuramente una cosa importante da fare è cercare di farlo stare in un ambiente all'inizio un pochino più ristretto possibile, di non fargli esplorare tutta la casa. Anche il gatto, bene o male, è la stessa cosa, perché può trovarsi in un ambiente molto più grande rispetto a quello a cui è abituato, magari in allevamento oppure al canile, e quindi essere disorientato, quindi cercare di mettere la zona notte, quindi la zona riposo, la zona dove ha le ciotole per mangiare e quella dove farà i bisogni, magari vicino, e poi piano piano allontanarle nella casa. Poi il cane è, siccome è un animale sociale, è abituato ad avere un capobranco, e una cosa fondamentale per avere un cane equilibrato è prenderlo almeno a 2 mesi di età, a meno che non ci siano delle situazioni particolari per cui è stato trovato prima, però comprare un cane o prendere un cane, soprattutto comprare prima dei 2 mesi, è un animale che non ha avuto un imprinting, si chiama, dalla madre e dai fratelli, e quindi non è stato abituato dalla madre e dai fratelli ad avere determinati tipi di comportamenti. Una delle cose fondamentali è il controllo del morso, è la madre e i fratelli che gli insegnano quando morde a non stringere, perché il cane morde per gioco spesso, no? Ti prende la mano per giocare. Ecco, quando è molto molto piccolo e viene adottato troppo piccolo, non ha avuto questo imprinting. Questa è una cosa fondamentale. Molti animali che hanno dei problemi comportamentali deriva anche da questo, e sono stati staccati dalle madri e dai fratelli troppo presto. Una volta che è arrivato a casa, a parte cercare di metterlo a suo agio, una cosa da fare fin da subito è capire che il cane non funziona per associazione, cioè lui impara per associazioni sia positive che negative. Cioè faccio, che ne so, il bisogno di solito noi usiamo chiamare le traversine o dei giornali, in modo poi da abituarlo ad andare fuori. Ecco, una volta che fa un qualcosa di positivo, dargli un croccantino, un premietto, che sia una carezza, e così il cane piano piano impara che se avrà
se avrà quel comportamento, poi quello. Ah, sì, sì, sì. Ah, vedi che sono anch'io, so qualcosa di psicologia, Eddie. Vabbè, sì, sì. Sì, ma una domanda specifica, no? Cioè, sì, dare da mangiare al cane mentre si è a tavola, no? Ecco, cioè, nel senso, è qualcosa che si può fare, cioè, che si deve fare, non si deve fare, rispetto anche al discorso del capobranco, ecco. O poi ti rompe le scatole tutto il tempo e vai sotto la tavola. Sarebbe meglio non farlo, perché il cane, cioè, il proprietario, quindi con la sua famiglia, è il capobranco, il cane mangia dopo. E dargli le cose da tavola, lui... impara, se io mi metto sotto il tavolo e abbaio, mi danno da mangiare, il giorno dopo lo rifaccio, perché ha imparato, lui impara per associazione. Se nel momento in cui non lo fai più, lui non lo fa più, non ha più interesse. È un animale molto complesso, però per alcune cose è anche semplice. Per esempio, molti cani ansiosi, la loro ansia deriva dal fatto che, come con un bambino che si fa male, magari viene coccolato, il cane, se ha un'ansia di qualsiasi tipo, per esempio a me mi capita spesso che lo mettono sul tavolo, il cane piange per il tavolo da visita intendo, il cane piange per nessun motivo, senza avergli procurato chissà che dolore, se il proprietario lo coccola, anche quello è un, diciamo, rinforzo positivo. Allora è normale che sono così in ansia, anche il mio proprietario è in ansia, anche il mio proprietario mi coccola, quindi allora è successa una cosa tremenda. L'ignorarlo, questo per esempio è un altro modo per cercare di avere un animale equilibrato. Poi ovviamente ci sono anche delle caratteristiche di razza, delle caratteristiche induali diverse, però queste piccole cose noi le diciamo sempre, ma sono veramente scritte da tutte le parti. E mentre parli mi sembra di sentire un po', no, le cose che si dicono dei bambini, a non lo coccolare troppo se fai capriccio. Allora mi viene a farti una domanda, ma cani e gatti ce l'hanno un carattere proprio? Sì, il cane, sì, hanno anche un carattere proprio, però molto deriva da come sono cresciuti, da come vengono educati, anche perché, per esempio, ci sono delle colleghe che si occupano di medicina comportamentale, fanno quello col mestiere, io faccio il veterinario di base, loro sono proprio specialiste, riescono a far diventare un cane magari mordace, per qualsiasi motivo aggressivo, in un cane completamente normale con un riadattamento. Quindi diciamo hanno il loro carattere, però determinate caratteristiche sono date dall'educazione. Quindi diciamo i proprietari ansiosi un po' li rovinano questi cani. Capito mamma? Capito mamma. No, perché io adesso farò risentire questa trasmissione, perché mia mamma mi dà del crudele quando lo ignoro ed è sotto il tavolo, e in realtà sono l'unico a essere rispettato in famiglia, quindi... No, questa cosa di non dare il cibo quando si mangia è una cosa, secondo me, positiva, non è bello. È buona educazione, insomma. Ma sì, povero cane. Povero cane. Allora ritorniamo poi con altre curiosità, anche perché voglio parlare anche un po' dei gatti, perché ho un gatto, e quindi perché sempre questo mondo canocentrico, prima ho coniato questo termine, mi piaceva, volevo condividerlo. Un po' di musica, che dici dalla regia, Massimo? Si può fare. Si può fare. Vai con la musica. Straight chillin' like the feeling of a horror movie, but ain't killin', just sitting to adore the beauty. So if you sort of moody, better evacuate the premises, or I have to place the emphasis on aggravated sentences. This the opposite, bliss and confidence, no stress, missing consequence, ditching prominence, so rest like Sunday afternoon, having fun, drink blasting tunes while my mind's taking off on a runway passing through. There's no slowing down, you can't stop me, y'all are weak plotters, chillin' but putting in work like Rocky in a meat locker. Speak proper, cause I always got the nice words, surrounded by kinda cool flows like an iceberg. See, I stay chill, but I
I'm never throwing shade. Just looking to shine, cooking the blinds for your whole brigade. So if you plan to go against my pen, foolish, I'm tearing you down while staying chiller than a Zen Buddhist. With no worries, no stress on my mind, I work hard but I take my time. Cause I'm straight chilling like a villain in his own lair. Straight chilling in my village with no care. Under the shade of a palm tree in my bare feet, after walking on the beach where I'm straight chilling, just sitting by the sea, straight chilling like the breeze. I'm feeling free, just kicking back, demeanor so unmajor, trying to ride a strong hook like a young Frasier. See, I keep calm, basking in the sunlight with one mic, channeling all of the fun nights. No dumb hype, just tribing my speakers and sharpening flows to keep it live with the features. Diving it deeper, I know you couldn't wait, even though I stay on point like a good debate. I'm trying to shine more light in the sky and keep it lit like the 4th night of July. I don't try to be high, I keep my feet to the ground, but my head's deep in the clouds. Beats and the sounds will vibe to the words of a passion MC. Play it in your ride when your gas is on empty. Passing a Bentley with your windows cracked, trying to copy the method of how I spit flows fast. Yo, I rock with the stone verse steady. See, I keep it clean on some don't curse Henny D. All I have to do is let my mental state soar, finding out how to take a gentle way forward. Cause all I want is to see my nights free of strife, branching out far but deep rooted like the tree of life. See the sights and picture a nice view. We stay chill like pictures of ice cubes. With no worries, no stress on my mind, I work hard but I take my time. Cause I'm straight chillin' like a villain in his own lair. Straight chillin' in my village with no care. Under the shade of a palm tree in my bare feet, after walking on the beach where I'm straight chillin', just sitting by the sea. Straight chillin' like the breeze, I'm feeling free. I'm feeling free. E rientriamo, io ne ho approfittato in questa pausa e ti ho chiesto tante cose sui gattini, imparando cose nuove. Per esempio, che quando un gatto ti porta un animaletto sotto il letto, un geco, in realtà che vuole fare? Beh, in realtà è un dono, lo porta come ringraziamento, non è un qualcosa di brutto, non va assolutamente sgridato, perché è nella sua natura portare dei doni nella casa dove vive. Il gatto è un animale completamente diverso dal cane, un po' perché adesso comunque abbiamo tutti animali che vivono in casa, cioè gatti che vivono solo fuori, in una città come Roma sono veramente pochi, e comunque è un animale che, diciamo, non è che puoi educare come puoi educare il cane, non puoi agire sul comportamento del gatto tanto quanto il cane, o comunque per quello che mi riguarda e per quello che faccio io, sul cane posso dare molti consigli perché è, tra virgolette, è più semplice. Il gatto, quando iniziano a esserci dei gravi problemi, allora anche io mi rivolgo alla mia collega specialista, perché ovviamente è un animale completamente diverso. Quando il gattino arriva a casa, la stessa cosa come ho detto prima con il cane, l'ambiente deve essere più confortevole possibile, zona notte, zona diciamo zona dove si alimenta e zona dove sporca, in questo caso la lettiera deve essere vicina, poi piano piano gli fa conoscere tutta la casa. Però bene o male il gatto fa i bisogni nella lettiera, non c'è bisogno di insegnargli, anche gattini di un mese e mezzo imparano da soli. È un animale che non è che viene educato come il cane. E però diventano anche i gatti ansiosi come proprietari, questo mi interessa, che devo dirlo al mio compagno, che secondo me gli trasmette un po' d'ansia al nostro gatto, è vero, può essere vero. Allora, gatti ansiosi, allora diciamo che ci possono essere dei problemi nel comportamento del gatto se ci sono dei forti cambiamenti in casa, per esempio un trasloco, dei lavori, nuovi ospiti. Allora il gatto può subire degli stress, perché in realtà è un animale molto, cioè, abbastanza tranquillo, insomma, si gestisce da solo, un animale molto solitario, dorme tantissimo durante la giornata, quindi non è che interagisce fino a un certo punto, interagisce quando vuole il gatto. Assolutamente, confermo, quando vuole sì, lui. Sì, no, è anche sbagliato prenderlo in braccio, accarezzarlo quando lui non vuole, cioè il gatto poi è molto molto affettuoso, però quando decide lui, non è come il cane che invece starebbe sempre meraviglioso a farsi coccolare. E diciamo diciamo che le ansie possono venire da queste situazioni, e poi dal fatto che i gatti hanno bisogno di un
diciamo di uno spazio adeguato. Cioè spesso io noto che ci sono dei problemi di ansie che si vedono con, diciamo, un leccamento eccessivo, un grattamento eccessivo, oppure anche il fatto di avere delle urinazioni al di fuori della lettiera. Questi sono tutti sintomi, a parte delle patologie. Quando non ci sono altre patologie, a volte può capitare perché la casa non è abbastanza confortevole, tipo troppo piccola, con spazi troppo ristretti, con la zona soprattutto dove mangiano oppure dove devono sporcare di passaggio. Quindi è importante, più che per l'educazione del gatto, cercare di arredare la casa in un certo modo. Infatti ci sono tantissimi siti adesso dove vendono mobili, divani, mensole, cose per cercare di avere una casa in questo modo. Anche l'IKEA, per esempio, ha fatto assolutamente lo spazio, sì, per gli animali. Quindi sì, confermo. Cat friendly, come si chiama? Assolutamente confermo. Io li ho comprato dai tiragraffi a cose proprio assurde. E gatti e cani, va bene, ma quali animali altri ci sono? Perché io mi ricordo c'era un periodo quando ero piccola che andavano di moda gli iguana, può essere? Non diciamo quanti anni ho, per favore. Quando ero piccola io, cioè l'altro ieri. Allora, nello studio dove lavoro viene un collega specialista di, si chiamano o nuovi animali da compagnia, oltre che animali esotici. Ci sono sicuramente tantissimi conigli, cavie, quindi tutti questi piccoli erbivori, rettili, per esempio anche le tartarughe, sia le tartarughe d'acqua che le tartarughe di terra. Iguana se ne vedono un pochino meno, per fortuna, perché poi lì sono animali che diventano veramente enormi, grosse, diventano gigantesche, quindi col passare del tempo credo che siano un pochino diminuite, perché poi insomma devi anche tenerle. Però ecco, questi sono animali veramente molto particolari, quindi io sinceramente solamente gli specialisti in rettili poi ne vedono veramente tanti. E poi vabbè, gli uccelli ovviamente, però io non me ne occupo, insomma se ne occupa questo collega. E ci sono, ce ne sono tanti, chi ha pappagalli, canarini, vari tipi di animali. Proprio oggi è venuta una signora all'ambulatorio che ha perso i suoi canarini, è disperata, ha detto la sua casa sembra vuota, li sono volati dalla finestra. Vedi, Roma è piena, sì, di pappagallini poi ultimamente, non so, almeno il mio quartiere. I pappagalli quelli verdi? Quelli si sono, credo, si sono riprodotti, hanno trovato un habitat loro e quindi sono in giro. Roma, la città dei gatti e dei pappagallini. Ma c'è anche Daniele qui che ha delle curiosità, vero Daniele? Ah, curiosità, più che altro da quello che avete raccontato mi sta avvenendo tutto in immaginario. Innanzitutto dobbiamo dire che a noi di Radio 32 delle Vigne in Testa a questo punto piacciono più i gatti, cioè questi che non puoi educare, questi che fanno come gli pare, che cercano le coccole quando li pare a loro. Questo è l'applauso del pubblico spontaneo. E devo dire che anche i canarini, non i canarini, i pappagallini ribelli che hanno riconquistato la loro libertà, ci fanno anche loro una certa simpatia, no? Però ecco, invece la fissa dei maialini ti è capitata già a qui al Pigneto o ancora dobbiamo... Il maiale vietnamita? Non lo so se è il maiale vietnamita o... quello piccolo. Una sola volta mi è capitato che ce l'aveva un signore. E che problema aveva il povero maialino? Non me lo ricordo che problema aveva, sinceramente. La respirazione bocca a bocca? No, era ricoverato... Secondo me le salcicciotte nel frigo e temeva per la sua incolumità. No, perché... sono animali da compagnia, è un animale... era un animale molto affettuoso e mi ricordo, gli dovevo fare, mi sembra gli dovevo dare delle pasticche, non mi ricordo che cosa gli dovevo fare, insomma lo rincorrevo in questa clinica, aveva un giardino grosso, lo rincorrevo in questa clinica, lo chiamavo e questo scappava come fosse un cagnolino, come l'avevano chiamato, Babe, non mi ricordo. E poi invece mi ricordo quando lavoravo a Genova il cinghiale, questo signore che praticamente aveva vinto una causa col comune di Genova, ora sono passati un po' di anni quindi vado un po' a braccio, aveva vinto una casa col comune di Genova portando il cinghiale in aula, perché praticamente lui li teneva come animali da compagnia, però siccome in realtà è un animale selvatico il comune gli aveva ovviamente intimato di regolarizzare questa cosa, e lui per dimostrare che loro erano animali da compagnia l'aveva portato in aula il guinzaglio, aveva vinto, quindi loro erano animali da compagnia che teneva nel suo giardino. Uno è scappato dal suo giardino, non so che cosa è successo, ha avuto un trauma, quindi io la mattina sono arrivata in questa clinica, guardo dentro, avevamo le gabbie con gli animali ricoverati, guardo dentro la gabbia da lontano e dico mamma mia, ma che cane gigantesco, ma cos'è, ma che pelo ha? Mentre mi avvicinavo mi sono resa conto che c'era un cinghiale enorme, gigantesco, un maschio adulto, e quando il proprietario veniva a trovarlo lui era un animale
cioè, domestico, come assolutamente un faceva le feste, assolutamente, sì, sì, oh, rispondeva. Pensateci, io, voi Ino, che mangiate, Ino, voi Ino, che mangiate i salcicciotti di... Io ho un aneddoto sui cinghiali a Trieste, in cui fondamentalmente una signora, dando da mangiare ai cinghiali, ha fatto in modo che nell'arco di 5 anni si riproducessero talmente tanto che poi è partita l'ordinanza del sindaco per perché erano diventati un pericolo. E poi ho un'altra domanda sempre sui cani, forse facciamo una pausa musicale prima, ovvero la pericolosità dei cani, no? Cioè il fatto che alcune razze sono pericolose, penso ai pitbull, penso anche al cane di famiglia, che effettivamente ha una certa, cioè appena vede le gambette dei bambini effettivamente di parte un po', e quindi... Eppure secondo me di pure lì, insomma, sono più i padroni, non so, poi Luciana ci saprà dire meglio, ma secondo me lì sono più cani, fra virgolette, i proprietari di certi cani. E allora, andando in pausa per rispondere alla domanda di Eddie, mi chiedo anche, ma che cane mostruoso che c'hanno i tuoi genitori? Accidenti! Poi vi spiego.
E siamo rientrati, ecco i primi problemi di regia per questa new entry. Massimo, che finora si sta manifestando bravissimo, anche lì proporrei un applauso di gruppo per il nostro regista. Siete molto umani. E abbiamo sentito la sua voce in diretta per la prima volta, ci ha degnato della sua voce. È la seconda volta. La prima me la sono... Scusami con questo bastone, Eddie, perché Eddie adesso ha il microfono e la nostra ospite è il capobastone. E sono rallentatissimo, cioè sono indifferita, è come se vi ascoltassi dalla Nuova Zelanda, eppure sono qui. Eppure avevi fatto una domanda interessante per una volta, devo dire. Hai fatto una domanda interessante che riguardava appunto questo fenomeno dei cani aggressivi, se esistono cani aggressivi che mordono le gambe, non ho capito perché proprio le gambe, io sapevo che alla giugolare davano più fastidio. Questo è uso privatistico della radio, perché c'è questo mio amico con un pitbull e quindi volevo parlare appunto dei pitbull, cosa ne pensi e se effettivamente sono pericolosi o non sono pericolosi, e dall'altra poi vi spiego come mai il mio cane è un po' così, è un po' strano, lo saluto Joyce. Qualche trauma, figlio di psicologi, cosa pretendevi? Allora, per la mia esperienza, diciamo, non credo che esistano razze più o meno pericolose, no? Dipende anche lì da come il cane viene educato. Il pitbull è un animale meraviglioso, intelligentissimo, cioè al pari di altre razze di cani. L'unica differenza è che se un animale è aggressivo e è un chihuahua, è diverso che se è un animale aggressivo è un alano. Ecco, ovviamente il chihuahua fa molto meno male, il morso del chihuahua fa molto meno male del morso di un alano, ma nel senso non razze pericolose, a me non mi è mai capitato niente con le cosiddette razze pericolose, anzi a volte sono molto più mordaci i cagnolini piccoli perché hanno una paura anche durante le visite, per cui mordono e magari ti ringhiano in anticipo anche senza avergli fatto niente, quindi secondo me dipende molto dall'educazione, dalla vita che ha fatto il cane, no. E questo lo posso confermare perché ho un bassotto tedesco, Ettore Buonanima il mio, e era cattivissimo, mordeva tutti, ma soprattutto i cani grandi, li mordeva poi nelle parti basse, devo dire era anche molto crudele da questo punto di vista, e era indomabile ed era un bassottino. Poi la pericolosità è... La domanda mi sembrava un pochino più incentrata sulla pericolosità dei cani nei confronti delle persone, eccetera. Allora, per quanto riguarda i bambini, in linea di massima, quando c'è un bambino piccolo, è sempre meglio vedere la relazione che ha il bambino, sia col cane che col gatto, perché comunque il bambino non, magari molto piccolo, non si rende conto se magari può o meno dare fastidio, però ecco, ci sono cani grandi, pitbull, che stanno con i bambini tranquillamente. Poi, per quanto riguarda invece il fatto dell'aggressività tra cani, e questo avviene soprattutto quando vanno al parco, si incontrano, quella è una cosa veramente molto molto diciamo individuale, dipende anche da il contesto, cioè due maschi intendo attivi, giovani, che hanno una femmina in calore vicino, molto probabilmente potrebbero azzuffarsi, però quella è una cosa naturale, cioè non si può snaturare completamente un animale. Lo stesso due femmine che magari non si conoscono, si incontrano per la prima volta al parco, se si mordono può capitare. Poi certo, se un cane, io prendo ad esempio l'alano perché è uno degli animali buonissimi, quindi è proprio uno che non mi è mai capitato di vederlo neanche ringhiare, sono buonissimi, però per dire, un animale molto grosso che morde un animale molto piccolo, ovviamente ci possono essere delle conseguenze. Un animale molto piccolo che vuol tentare di mordere uno un pochino più grande, magari non succede niente, però ecco, il rapporto tra loro che avviene per esempio al parco, eccetera, quello ovviamente sarebbe il proprietario a doverne rispondere, il guinzaglio, non scioglierlo se non è... Non si conoscono, se magari non sono sicuri dell'altro cane come reagisce, però non si può evitare almeno il confronto che hanno tra loro, quello no. I gatti, vabbè, non ne parliamo.
Diciamo che ecco, se un proprietario si rende conto di avere un cane troppo violento, fra virgolette, magari rivolgersi a uno specialista, a un veterinario, domanda, fare delle domande umilmente, certe volte servirebbe. Se il cane inizia ad avere dei comportamenti sbagliati nei confronti delle persone, quindi a ringhiare, quello sicuramente esistono i medici. Io in quel caso riferisco alla mia collega, si occupa di medicina comportamentale, perché sono cose importanti. Se il cane va al parco e ringhia un altro cane, quella è una cosa assolutamente naturale, cioè non c'è molto, nel senso, a meno che non diventi una cosa molto pericolosa, però quello può essere anche normale. Loro parlano tra loro così, si relazionano così, anche con il ringhio e anche con... No, prima spiegavo rispetto al mio cane che ha un caratteraccio, è perché è un maremmano. E quindi fondamentalmente lui è affettuosissimo, è il cane più dolce del mondo, solo con quella stretta cerchia con cui ha avuto l'imprinting quando era piccolo. Chiunque è fuori da quella cerchia è fondamentalmente, c'è tutto un rituale, no? Cioè, quindi quando entra una persona, un ospite, deve stare seduto e lui lì allora si calma un attimo, sta lì e lo studia, però non lo lascia mai totalmente, e ha questo rapporto con i gatti invece, in cui fondamentalmente lui fa da pastore a tutti i gatti che ha mia mamma. È una cosa carina, sono tutte le relazioni tra i gatti, che cioè, si potrebbe fare un'analisi sociologica su gatti, cioè chi comanda, chi, storie di dinastie, il figlio del capobranco, che vabbè, ma mi fermo qui. Ma sì, comunque cani e gatti insomma possono andare d'accordo, no? Assolutamente sì. Sì. Io ho ogni tanto un po' paura col mio gattino, però mi veniva in mente, Luciana, ma se uno vuole prenderlo, un gatto o un cane, dove deve andare? Allora, per quanto riguarda il gatto, rivolgersi sicuramente ai gattili, ce ne sono tantissimi a Roma, ma anche ci sono anche persone che hanno cucciolati, e insomma sicuramente non comprarlo, anche perché per fortuna in Italia non va un pochino meno di moda, almeno per la mia piccola esperienza, e avere il gatto di razza, cioè i gatti comuni europei si chiamano, insomma sono per la maggiore. Per quanto riguarda il cane, io consiglio di andare al canile, perché i canili sono pieni di cani, proprio pieni, sono cani piccoli che ci muoiono al canile, cioè stanno tutta l'esistenza al canile. Per un cane, per il cane che è un animale sociale, stare senza un proprietario, senza una famiglia, senza mai uscire se non grazie alle volontarie, è un'esistenza orribile, secondo me. Quindi io dico, invece di comprarvelo il cane, magari fare un giro al canile, e anche se uno non prende un cucciolo, anche un cane di 6, 7, 8 mesi, un anno. Sono dei clienti che hanno preso degli animali anziani e sono contentissimi, hanno fatto un gesto bellissimo e va tutto benissimo. E poi soprattutto, Luciana, ecco, diciamo questa cosa bella che mi dicevi tu prima durante una pausa: se vi prendete un animale, a parte andarlo a prendere al canile, impegnatevi, rendetevi conto di che essere vivente avete la fortuna di, anzi di che essere vivente, diciamo, quale essere vivente avete preso in casa, vero Luciana? Sì, il cane e anche il gatto, però soprattutto il cane è un impegno emotivo, un impegno di tempo, un impegno economico, perché costa qualsiasi cosa li riguarda, dal cibo al veterinario, e soprattutto per quanto riguarda il gatto, non può stare da solo sempre, tutti i giorni, senza avere un po' di tempo per farlo giocare e per interagirci. E il cane, a maggior ragione, deve uscire minimo 3 volte al giorno per lunghissime passeggiate, deve andare al parco, deve interagire con i suoi simili, perché così crea un animale felice ed equilibrato. Deve avere tempo, non è un giocattolo. Assolutamente. Non vi permettete di prendere quindi un animale e poi di abbandonarlo perché non ve ne potete prendere cura, ecco, vero? Mi sembrano raccomandazioni valide per qualsiasi essere vivente. Sì. Uscite almeno 3 volte al giorno per lunghe passeggiate, socializzate, sì, esatto. Fate pipì, fatela spesso. E con questo, Sara, che dici? E io direi che con questo possiamo ringraziare e salutare Luciano, è stato bellissimo. Io ti avrei tenuto ancora qui mezz'ora a farti domande, ma... ti reclamano da varie parti, quindi è giusto anche lasciarti andare. Grazie mille, Luciana. Grazie a voi. Buona serata.
Buona serata. Alla prossima, alla prossima. Ciao.